Lavori che non pensavo potessero esistere. Tipo il professional sleeper. Cos'è un professional sleeper? Leo? Leo è un professional sleeper. Oggi andremo a scoprire i lavori più incredibili. C'è gente che viene pagata per fare questi lavori. C'è gente che viene pagata per fare video su YouTube. Incredibile. Incredibile. Ho dimenticato di metterlo YouTuber. Sti falliti che guadagnano con professional sleeper. Dormitore professionista. Ho messo anche un salario annuo medio, $15,000. In America fa la fame. Più di $1,000 al mese per dormire e basta. Che fai, li butti? Va detto che la maggior parte dei test medici non sono così facili e altri sono noti per avere effetti collaterali piuttosto gravi. Penso che il dormitore professionista non rientri in questi. Ma questo test, condotto dalla NASA negli Stati Uniti, sembra uno dei più facili e innocui. L'agenzia spaziale americana ha voluto esaminare gli effetti di restare sdraiati per 70 giorni, che è il tempo teorico necessario per trasportare le persone in massa su altri mondi. La NASA ci vede sempre lungo, ma ora che porti 40 persone in massa su Marte... 2024, secondo Elon Musk. Nel 2024 sì. Della gente arriva su Marte, non ci vive e ci fa il barbecue. Non lo so, Elon Musk. Conoscendo Elon Musk, anche il barbecue secondo me portano su. Quindi hanno dato a dei volontari $18,000 per non fare letteralmente nulla. I partecipanti sono dotati di TV, computer e console per videogiochi e sono ammessi visitatori. Devono rimanere sdraiati? Beh, io riesco a giocare benissimo alla Play sdraiato. Domande, per andare in bagno come fanno? Si pisciano addosso, nei pannolini? Secondo me, piccolo pappagallo, ci pisci dentro, butti fuori nello spazio. Che pisci dentro, scusa? Il pappagallo, non sai cos'è? È un uccello che fa... Immagine, Gabriel, metti il cazzo lì dentro, pisci e lo dai all'infermiera. Anche un hotel in Finlandia ha assunto un membro del personale come dormitore professionista per testare il comfort dei propri letti. L'individuo dorme ogni notte in un letto diverso dell'hotel e scrive una recensione sulla sua soddisfazione per ciascuno di essi. Ci tengo a dire che il dormitore professionista è il lavoro più normale di quelli che ho trovato. Il drying paint watcher. Osservatore di vernice che si asciuga. Guarda come si sta impegnando. Salario da $40,000 a $60,000 annui. Sono $5,000 al mese questo. Why are we still here? No, non è uno scherzo. Qualcuno si guadagna davvero da vivere guardando la vernice asciugarsi. Qualcuno si guadagna davvero da vivere guardando la vernice asciugarsi. Un uomo? È solo uno, immagino, perché altri non ne servono tanti da questo lavoro. Un uomo nel Regno Unito attualmente fa questo lavoro e passa le sue giornate dipingendo fogli di cartone per testare quanto tempo impiegano le nuove miscele di vernice ad asciugarsi. Osserva inoltre i cambiamenti di colore e consistenza. In realtà spaccia cocaina e quella è tutta una copertura. In quel barile su cui è seduto ci sono 20 kg di sostanze stupefacenti. Netflix Tagger. Non so come tradurlo. Un dipendente di Netflix che mette i tag? Sì, salario non l'ho trovato. Però c'è gente che lo farebbe gratis, quindi... Immagina essere pagato per guardare la TV tutto il giorno. Che merda. Penso che esista un girone dell'inferno. Ebbene, per un fortunato dipendente questo sogno è diventato realtà. Netflix ha assunto qualcuno per guardare tutti i loro contenuti prima che siano disponibili al pubblico. E il loro ruolo è esaminare e assegnare a ogni programma il tag corretto, che aiuti noi spettatori a trovare esattamente ciò che stiamo cercando. Che si tratti di un film poliziesco, romantico, basato sulla letteratura classica o su uno spiritoso programma televisivo con animali parlanti. Credo che l'aggettivo spiritoso non possa stare a fianco alla dicitura animali parlanti. E io che pensavo che tu, Netflix, quando vai a comprare una serie TV, sai più o meno di cosa tratta. Ho speso 100 milioni per comprare Breaking Bad. Ma di che parla? Paghiamo un dipendente per scoprirlo. Questo no, non guardare. Indovinalo. Train pusher. Ho due alternative. Vai. La prima è lo spacciatore sui treni. Sai, in executive magari qualcuno ha delle esigenze particolari. La seconda... È faticosa? Sì. Spingere il treno a mano quando va in cortocircuito la stazione. In India, sai. Train pusher, non lo spaccino della stazione. Salario $46,128 annui. Non uno di più, non uno di meno. Ho dovuto fare il cambio con gli yen per quello. Stanno solo in Giappone loro. Se pensi che la metropolitana di Londra sia affollata, dovresti vedere i treni in Giappone. Gli oshia vengono assunti per aiutare a stipare quante più persone possibili su un treno, spingendo dall'esterno fino alla chiusura delle porte. Questo lavoro esisteva già negli anni 40, in Germania erano bravissimi. Io metto una censura grande come metà schermo. Ma no, ma è vero. Vabbè, forse abbiamo un video degli oshia.
Quello potrebbe essere un po' più compromettente. Degli oshia giapponesi. Guarda, ma neanche fosse un... Cioè, non ci possono fisicamente stare lì dentro. Ma neanche fosse bestiame. Guarda come spinge. Ma guarda lì, ma che... Comunque, lo scia dipendente sta facendo meno lavoro di quelli che vogliono salire sul treno. Ma è il medioevo. È 2008, spero che le cose siano cambiate. Sono quasi sicuro che vada contro i diritti umani. Professional mourner. Tradotto becchini? No. Beccamorti? Non c'è la traduzione di mourner, ma sono le donne che piangono ai funerali, pagate perché il morto non ha abbastanza parenti che piangono e vogliono rendere la cerimonia almeno... più epica. Decente. Epica, epica. Sono attori che non ce l'hanno fatta. Un po' come i fotografi che fanno i matrimoni, no? Un saluto a tutti i nostri fan che fanno i fotografi ai matrimoni. Ma che hai da dire contro i fotografi ai matrimoni? Coglione! Quando vuoi fare il fotografo, te lo immagini in maniera diversa al lavoro, no? È il primo stage, diciamo, fai... Gavetta. È tradizione del sud-est asiatico che un funerale rumoroso assisterà i morti nel loro viaggio nell'aldilà. Così i parenti cercano di organizzare i funerali con un professionista dall'aspetto molto addolorato. Era molto difficile tradurre mourner, ci ho provato in tutti i modi. Per tariffe fino a $50 l'ora. $50? Beh dai. Puttana Eva. Le donne vengono informate sulla vita del defunto, ma il pianto non fa parte del pacchetto. Prima di diventare un professional mourner, è stato un dipendente dell'EA. Cioè il DLC a parte, altri €60, mi metto anche a piangere. L'idea divenne popolare in Cina e nel Medio Oriente. Molte di quelle donne che piangono per strada nei documentari di seri presentatori televisivi vengono effettivamente assunte per urlare a squarciagola. Licia Colò, Geo Engeo, alle falde del Kilimangiaro. È tutta una messa in scena? Cioè, io mi immagino il documentario in India che dicono, vabbè, non ci sono abbastanza disperati per strada, aggiungiamone pagando altri 70. Ora si è diffuso nel Regno Unito e stanno nascendo agenzie in giro per la nazione. E di sto periodo fanno un puttanaio. Qui ci vedono a lungo. Dog food taster. Assaggiatore di cibo per cani, lo faresti? E fammi indovinare, non c'è un cane addestrato che fa questo lavoro. Il cane non è che sa dire mi piace, al cane piace tutto. Scusami, il cane sa dirti se hai la marijuana in tasca, saprà anche dire se gli piacciono i croccantini. Il cane è una macchina nata per mangiare, camper, gli piacerà tutto. Mangia qualsiasi cosa un cane, non è oggettivo nel suo giudizio. Zio Ben, invece, sì che lo è. Da 34.000 a $100.000 annui. Vabbè, mangeresti una merda per €100.000 all'anno? Penso che abbiamo fatto questo test tipo in qualche video precedente. Questo qua. Chissà cosa abbiamo risposto. Poi non è che fa colazione, pranzo, cena a base di cibo per cani. Ogni tanto, una volta a settimana, assaggia un cane e dice sì, boh, fatelo un po' più salato, immagino. Il compito del tester di cibo per cani è quello di assaggiare nuovi prodotti, comprese le ossa, la carne in scatola e i biscotti. Le ossa? Ok, forse non è poi così buono. 100.000 euro. Guarda la faccia di un uomo con 100.000 euro in più di te. Sai, vero che quei due hanno lo stesso alito? È un lavoro da single, forse. Scuba diving pizza delivery man. Addetto alle consegne di pizza subacquee. Quella è la traduzione vera? Non sto capendo, scusami. Se il fatto di un hotel sottomarino in Florida non fosse abbastanza bizzarro... C'è un hotel sottomarino in Florida. Sappiate che hanno anche un fattorino della pizza subacqueo che rifornisce i clienti che la desiderano per cena. Ma raga, ma la Florida sta avanti anni luce? Ma hanno ricreato Atlantide? Non ho capito. Non so, ma deve essere umido, scomodo da raggiungere. Ma ansiogeno! Cioè, pure uno non claustrofobico lo diventerebbe, credo. Abbiamo il video. Se è un sommozzatore che ha deciso di essere alternativo. Io consegno pizza per un hotel. Quanto costa la consegna? Cioè, la pizza costerà $10, la consegna 70, penso. Quella non è un hotel, è una bara. Ma questo è tipo un sottomarino affondato che ci hanno fatto un hotel dentro, forse. Bruttino l'hotel, comunque, devo dire. E mi vuoi mettere e passare la giornata a guardare l'oblò? È una figata, raga. C'è l'acqua più torbida del posto. Cioè, almeno mettere l'hotel in un lago artificiale con i pesci carini. Un po' più pulito. Altro lavoro da pazzi. Una persona sola. La cosa che mi sconvolge è che esiste quell'hotel. Il prossimo video. Hotel strani nel mondo. Gli hotel più strani del mondo. Indovina anche questo. Chicken sexer.
Ce l'ho. Ce l'ho. Siccome so che esistono anche le tizie che fanno scopare i panda. A panda nanni, ok. Esatto. Sì. Immagino che il chicken sexer sia quello che controlla gli accoppiamenti dei polli. Ma camper, i panda non problema, sono pigri, non vogliono scopare. I polli tranquillo che ci vuole un attimo a mettere incinta una gallina, fa 16 uova e la stirpe salva. Ma non lo so. Professor Rock dei polli, ti aiuta? Ah, deve controllare se è una gallina o un gallo. Ehi pulcino, sei un maschietto o una femminuccia? Perché il maschietto diventa un chicken nuggets e la femminuccia diventa una gallina che fa le uova. Esatto. Quando i polli nascono tendono a rannicchiarsi insieme per stare al caldo. Tuttavia gli avicoltori hanno bisogno di distinguere i pulcini maschi dai pulcini femmina, soprattutto perché a queste ultime spetta il compito di deporre le uova, agli altri di fare un viaggetto nel fritto misto. Sì, sembra uno scherzo, ma giudicare dal periodo di formazione di 3 anni questa professione è molto più complicata di quanto sembri. La tecnica entra chiaramente in gioco, perché ci si aspetta che un chicken sexer esperto riesca a seminare 700 pulcini all'ora, mantenendo una precisione del 98%. Vuol dire che ne esistono 2 su 100 che sono maschi, che vengono prelevati, messi a fare uova. Sono i più furbi di tutti comunque, perché almeno non muoiono. La tariffa standard è di 3 sterline per 100 pulcini e i sexer a tempo pieno arrivano a esaminare fino a 1,5 milioni di pulcini ogni anno. Wow, 60.000 dollari comunque. Ma il bonus chicken nuggets in omaggio esiste? È compreso nella tredicesima? Quando vai a KFC e la tessera fedeltà già piena, da tutti i bollini già messi. Anche questo voglio che tu indovini. Penetration tester. Qualcuno dovrà pur provare i condom, no? Traduzione: rapinatore di banche legale. Ancora più strano, probabilmente. Ma cos'è? Tipo quelli che mettono alla prova i sistemi di sicurezza informatici delle banche? Esattamente. Anche hacker etico si chiama. 84.690 dollari all'anno. Poi tutti questi stipendi in realtà sembrano super grandi, ma bisogna anche rapportarli allo stile di vita, che in America, nel senso, non vivi con 2.000 euro al mese, capito? Qua sai, quando ti partono 2.000 euro solo per l'affitto non ne avanzano tanti. Hai voglia di rapinare una banca? Senza rischi associati della prigione e della famigerata saponetta nella doccia? Wow! Aspetta che rido. Bene, potresti essere un ethical hacker o penetration tester, come sono conosciuti nel settore. Lo scopo è testare i livelli di sicurezza della banca. Ai vecchi tempi si rompeva letteralmente nella banca. Vecchi mani tempi. In alto, questa è una rapina. Ma casa di carta era del 2000, eh? 17, 18. Ora ci sono ancora falsi ladri, ma i test di penetrazione si sono estesi all'hacking di computer, al furto d'identità o fingersi un agente di polizia addetto alla sorveglianza dei cavò. Lavorando spesso all'oscuro dei dipendenti e delle autorità, è già successo che ad un hacker bussassero la CIA o l'FBI. Ma io in realtà starei lavorando legalmente. Sì, lo dicono tutti gli hacker come te. Mani in alto, bastardo. Ma io no, ma la banca. Contratto. Ho un contratto. Lo dirà Guantanamo al nostro interrogatore. Dall'altro lato, quelli che l'hanno pagato. Oh, ma figa, è 8 mesi che non si fa sentire. Cioè, inculato i soldi questo. Nessun report, niente di niente. Boh, sparito nel nulla. Ma che cazzo. Zombie. Vabbè. Sempre per la categoria attori che non ce l'hanno fatta. Zombie alle mostre. 40.000 dollari l'anno. I London Dungeons tengono audizioni annuali per il ruolo di zombie nelle loro mostre. Il compito sarebbe quello di spaventare i turisti, che pagano volentieri per il privilegio di essere inseguiti per le stanze buie da estranei truccati. Questi hanno avuto il boom con The Walking Dead. Lì ne servivano tipo 50.000 alla volta. C'è anche una progressione di carriera per il ruolo di torturatore o addirittura Jack lo squartatore. Ti diverti un botto però, immagino. Io l'ho fatto una volta questa cosa a Gardaland. C'era la stanza degli orrori con gli zombie veri. Mi facevano una tenerezza gli zombie. Quando ti cadi troppo nella parte di Malmeni. Se non sei abbastanza espressivo per il ruolo dello zombie, puoi sempre fare il TV Corpse, il morto di CSI. 200 dollari al giorno. Da un rapido calcolo bisogna capire se è più conveniente fare il cadavere in TV o il professional sleeper, perché sono abbastanza simili comunque. E poi puoi sempre dire di essere comparso in un film. Infatti uno dei punti a favore del TV Corpse è avere a che fare con attori comunque di un certo calibro. Vuoi mettere avere le palle di Orazio Caine a 2 cm dal naso? Questa lo sapevo, questa la conoscevo. Golf ball diver. Quelli che vanno a raccogliere le palline da golf.
insomma, un'evoluzione nel raccattapalle, no? Ora, non so quanto possa costare una pallina da golf, ma le vale veramente la pena mandare sott'acqua uno per raccoglierle tutte? Se lo pagano da 50.000 a 100.000 dollari l'anno, probabilmente sì. Se hai mai giocato a qualsiasi tipologia di golf, che si tratti di mini golf o golf professionale, potresti aver assistito ad una situazione in cui la tua palla, o quella di qualcun altro, viene colpita nel modo sbagliato e finisce in qualche lago o piscina, finendo apparentemente persa per sempre. A quanto pare, quelle palline da golf non sono perse per sempre. Molti campi da golf in tutto il mondo assumono subacquei per immergersi nei loro campi e pescare quelle palline. I golf ball diver raccolgono ogni giorno da 2.000 a 5.000 palline da golf sommerse. Ho un po' approfondito questo lavoro, ma il problema non è tanto per il campo di Pergine Valsugana, capito che non c'è neanche il laghetto. Il problema è quando sei in Texas o in Arizona che ti escono gli alligatori di 20 metri dal laghetto. Cioè tu devi avere proprio le palle per andare... Che non lo fai? Non costruisci il campo da golf con gli alligatori? Fanno un po' di fauna. Ma guarda, cos'è quel... Cioè quel coso è libero! Quel coso viaggia per il campo da golf... No, è un alligatore, è un dinosauro. Doveva essere rilassante giocare a golf. Diventato un survivor. Ok ragazzi, questo era l'ultimo. Per oggi direi che può bastare. Iscrivetevi se il video vi è piaciuto. Detto questo, ciao. Ciao.